Benvenuti qui a Teleromix, dove è stato ucciso un cosplayer. Ed ecco il cadavere, sono immagini molto cruente. Ed ecco che entra la scientifica. Accidenti. Non mi era mai capitato un caso così particolare. No! Intanto il detective controlla le prove. Va la prova del lumino. Detective Con. Certo, io sono sicuro. Quello che non sai è che io sono un vero. Esatto. Ma per caso hanno ammazzato qualcuno? Allora, perché forse lo conosco, la lancia però conosco. Io ho visto chi è stato, lo so. Chi è stato? Abbiamo un testimone oculare. Chi è stato? Uno zoom. Dai, lo so, È stato lui. Come quando lui immagina, quando lui pensa, no? È stato il mio uccello. No, non c'è una lancia. C'è una lancia? Chi potrebbe essere stato? Io non ho fatto niente. In casi come questi userei come burattino quell'idiota di Goro. Purtroppo non c'è, dovrò fare tutto da solo. Ma secondo me... Guarda, un coso che sostituisce Goro lo troviamo. Che per caso è un camaleonte sulla testa, Ma per puro caso. Potrebbe andar bene. Ci serve soltanto un colpevole da incastrare. L'omicidio caso, c'è, le prove ci sono. Idea di chi è stato... A proposito di omicida. Potrebbe essere stato un altro fraticida, potrebbe essere stato suo fratello. Suo fratello? Ad esempio. Quindi aveva un fratello col tizio? Certo. Davvero, non l'avevo immaginato. Sai, vista l'armatura... Non sono fratelli di latta, quelli sono fratelli di latte comunque. Ah, ecco. Per me è stato Ron Mustang, questo aspetto. Non a caso si è messo lì a fare il palo perché era già sulla scena del crimine. Adesso andiamo a intervistare un testimone oculare. Lei, Taisa, perché si trova qui alla scena del crimine? Infatti non so da purtroppo non è oculare, non ci vede. Non cieco, è, è monoculare, uguale. Non l'ho visto. Lei l'ha chi è stato? Non ho visto nulla, purtroppo. Ah, quindi sarebbe. Chiediamo testimonianze ai passanti. Lei ha visto chi è stato? È stato un uccello. Secondo me l'assassino è in nero. No, il Man in Black. Come la signora. Ed ecco. Il detective sta per risolvere il caso. Guardando intanto la faccia del povero omicida. Che brutta fine ha fatto. Un'armatura così bella sprecata per un colpo di lancio. Accidenti. La prova del pennello non ha dato risultati soddisfacenti. Passiamo a metodi più moderni. Certo, sta scientifico, riuscirà manco l'acqua al mare. È un caso. Guarda, questo è il rischio di Parma, non è CSI Miami. È un caso di allora. A CSI Miami hanno il computer che si muove da solo. Grazie a questo riusciremo a trovare il bandolo della carcassa e della matassa. La carcassa? Non ce l'hai? No. Ecco, vediamo che le batterie sono esaurite. Maledetta polizia di Tokyo! Mi lasciano sempre da solo nei momenti più freddi. C'è la signora in giallo! È vero! Margaret Fletcher, la signora in giallo! Cameraman! C'è la signora in giallo! C'è la signora in giallo! Oh cazzo, devo morire! Aspetta, dopo! Aspettate al lavoro così! Aspettate al lavoro tu! Vero, io ce l'ho così! Esci fuori dalla scena del crimine! Va bene, vi auguro di trovare il criminale! Ciao, addio! Abbiamo lavoro da fare, al quartier generale! Domani. Tanto i sospettati scappano. Anzi, il killer rimane. Si rimane. Accidenti, quanto tempo abbiamo ancora per risolvere questo caso? Guarda, se ti spicci perché allora le 2:30 se ne vanno. Ma io no, alle 8 me ne vado. Cazzo me la frega di te. Aspettano dall'altra parte del mondo, devo prendere l'aereo. Poi il mio cronometro mi avvertirà. Devo sbrigarmi. Dai, adesso andiamo a risolvere il caso, dai. Va. Secondo me è un semplice caso di fratricidio questo. Tutto qui. Il fratello era invidioso che lui era più alto. No. È tutto dovuto alla gelosia, è colpa di una certa Willy Rockbell. L'indiziato principale è lei, ne sono certo. Secondo me è stato il fratello perché l'ha trovata a letto con Willy Rockbell. No, a me piacerò, è tranquillo, vediamo piacerò. Vediamo l'esame allo spettrografo cosa ci viene.
Hai visto? Mi piacerà. Accidenti, la scena del delitto è stata inquinata. Che vergogna, sei proprio morisse di parlo. Si è scioccata anche la scena del crimine. Accidenti, è questa indagine finisce qui. Ci ritroviamo su Italia 1 la prossima settimana. Italia 1! Per Real CSI.